mi aspettavo questa presidente immediata, insomma, efficace, quindi ringrazio anche, insomma, la capigruppo per l'inversione, ecco, immediata e per iniziare subito da questa delibera. Allora, di che cosa si tratta? Stiamo parlando di una delibera che interviene sulla modifica del regolamento degli istituti di partecipazione del 1994. Questa è una delibera attuativa della revisione dello statuto approvata in quest'aula, insomma, nel 2018. E con quella delibera avevamo introdotto l'istituto delle petizioni popolari elettroniche. Quindi stiamo parlando di un istituto sicuramente nuovo rispetto a quello della petizione cartacea, un istituto che oggi esiste anche in molti altri ordinamenti e che esiste ed è applicato, insomma, in altre città. Da questo punto di vista possiamo dire che questa proposta consente la possibilità ai cittadini di presentare petizioni popolari anche attraverso il portale istituzionale. Ora, con questa proposta noi andiamo da una parte a riconoscere, e già l'avevamo riconosciuto con lo statuto e anche con la precedente delibera, un diritto che è quello di partecipazione democratica digitale alla cittadinanza. Ovviamente, questo istituto non sostituisce le petizioni cartacee, questo lo voglio dire, c'è un tema di disuguaglianza, di digital divide, quindi non sostituisce in alcun modo la possibilità per la cittadinanza di presentare petizioni anche a mezzo tradizionale, cartaceo, ma si affianca a questo. L'applicativo delle petizioni elettroniche è già stato avviato, è già sviluppato ed è online già da molto tempo, in via sperimentale sul portale di Roma Capitale, quindi gestito all'interno della piattaforma e della sezione, insomma, partecipa di Roma Capitale. Lo strumento, diciamo, delle petizioni, che è uno strumento, insomma, antichissimo, nella nuova disciplina dell'articolo 6 abbiamo inserito una serie di istituti che servono anche per bilanciare meglio questa regolamentazione. Prima di tutto, anche perché ovviamente le petizioni, se passano da cartacei a digitali, è ragionevole ritenere che la cittadinanza possa promuovere un numero di petizioni e sostenerle online magari con più facilità. Quindi è certamente necessario, ed è questa la regolamentazione che abbiamo inserito, governare, per così dire, il flusso, o meglio, più che governare, amministrare e gestire il flusso partecipativo che arriverà dalla cittadinanza con una serie di pesi e di contrappesi. Sicuramente da una parte c'è il tema dell'irricevibilità, che già era previsto nel precedente, come dire, disciplina regolamentare, e quindi oggi viene riproposto con una serie anche di estensioni, quindi sono irricevibili quelle ovviamente che sono contrarie e non conformi alle disposizioni previste dal regolamento, quelle che sono assolutamente strane alla competenza di Roma Capitale. È evidente che se si presenta una petizione che però è di competenza dell'Unione Europea, è ovvio, e tra l'altro anche l'Unione Europea, il Parlamento Europeo ha un applicativo per le petizioni online, quindi è bene rivolgersi poi all'ente competente da questo punto di vista. Oppure anche le petizioni reiterate, cioè quelle magari che sono uguali, che il singolo presentatore presenta come dire, a tamburo battente, e a quel punto potrebbe creare un problema per l'amministrazione, quindi è ovvio che deve valerne soltanto una. Al tempo stesso prevedere che comunque ci sia già un'ipotesi, le petizioni, sappiamo, sono uno strumento di democrazia diretta non vincolante, cioè serve semplicemente alla cittadinanza per manifestare un'esigenza, quindi non è neanche una proposta di delibera e non ha particolari formalità, serve semplicemente per dire da parte della cittadinanza: noi abbiamo questo tipo di esigenza e vorremmo che l'amministrazione se ne prenda carico, però non è né un reclamo, né ovviamente deve riguardare interessi, no, particolari, cioè stiamo parlando sempre di interessi generali e che riguardano la città. Quindi sarà possibile anche da parte dell'Assemblea Capitolina esaminare anche prima, magari o durante, insomma, anche la fase dell'esame e della possibilità per i cittadini di presentare e quindi anche raccogliere adesioni online sul portale di Roma Capitale, anche potersi determinare su questo.
Roma Capitale può quindi adottare strumenti informatici in armonia con le previsioni del decreto legislativo 82 del 2005, che è quello del codice dell'amministrazione digitale, al fine di consentire la presentazione di una petizione e la raccolta delle adesioni anche attraverso modalità digitali sul portale istituzionale di Roma Capitale. Quindi significa che, come già oggi e l'applicativo è stato sviluppato, il cittadino può tranquillamente, con gli strumenti di autenticazione che vengono utilizzati per i servizi, quindi la SPID o la carta d'identità elettronica, presentare una petizione compilando il form oppure sostenerlo. E questo già è possibile perché l'applicativo già è stato sviluppato. Al momento della presentazione, però, il cittadino potrà anche, secondo insomma, la nostra previsione regolamentare, quindi poi il successivo sviluppo, dovrà prevedere anche la possibilità per i cittadini di poter decidere un periodo entro il quale raccogliere le adesioni digitali sul portale istituzionale, perché oggi il cittadino presenta la petizione, ma fuori ha raccolto, no, le adesioni. Invece in questo caso avviene direttamente sopra all'interno del portale istituzionale di Roma Capitale. Sono previste anche una serie di una disciplina legata ovviamente alla gestione da parte degli uffici, con dei momenti legati alla pubblicazione, quando non pubblicare e tutto il resto. Ma anche un'efficacia distribuita sulla base del tasso di rappresentatività, cioè perché è ovvio che una petizione da una firma non ha la stessa rappresentatività al netto di chi la presenta, perché è sempre importante, valutabile, esaminabile, però può non avere la stessa rappresentatività, diciamo, da parte della cittadinanza. Quindi per le petizioni popolari accompagnate appunto da non meno di 1.500 sottoscrizioni cartacee o da non meno di 1.500 adesioni digitali, poi queste possono essere trasmesse, come già oggi avviene, perché oggi non c'era, come dire, un limite, e trasmesse quindi alle commissioni, insomma, nei modi e nelle forme previste dal regolamento. E quindi poi a quel punto si potrà prevedere, insomma, un esame di queste previste dal regolamento d'Assemblea Capitolina, quindi poi si rinvia al regolamento ovviamente che disciplina il funzionamento delle commissioni. Si è però voluto anche provare a dare un punto di caduta positivo. Cioè, se arrivano tante petizioni, ma le petizioni non vengono magari esaminate o ce ne sono alcune molte simili, queste poi comunque vengono trasmesse ai consiglieri e alle consigliere capitoline, anche se appunto non vengono esaminate dalle commissioni, e alla conferenza dei gruppi. Questo perché? Perché magari, ripeto, ci sono magari delle petizioni che non possono per qualche motivo, magari similari, essere esaminate, e quindi comunque è giusto che in modo trasparente vengano messe a disposizione di tutti i consiglieri e di tutti i gruppi per poter ovviamente fare le loro valutazioni a quel punto e senza alcun tipo di automatismo. C'è un altro istituto che l'abbiamo ripreso prima di tutto dallo Statuto di Roma Capitale, ma voglio dire fa parte anche di altri ordinamenti, come ad esempio nel Parlamento inglese è possibile presentare una petizione. Anche lì hanno un sistema dove tu presenti la petizione e la cittadinanza, quindi sul portale, aderisce, e se raggiunge una determinata soglia di firme, il primo presentatore può anche in un certo senso illustrare quel tipo di petizione, di contenuto, di oggetto, è come porre un punto all'ordine dei lavori, no? O all'ordine comunque del giorno, se lo vogliamo dire in modo generico, dell'attenzione dell'amministrazione. Ecco, in quel caso è previsto di 30.000. Che è una percentuale che più o meno rappresenta l'1% dei residenti, e effettivamente anche negli altri istituti, ad esempio, ho fatto questo l'esempio del Parlamento, insomma, inglese, e lì appunto la percentuale per un paese intero è appunto l'1%, perché se non ricordo male, insomma, più o meno siamo all'interno di quelle cifre, e sicuramente quindi non troppo superiore, ma non troppo inferiore. Quindi questa è un po' la proposta, come effettivamente è stata sviluppata. Sicuramente sarà necessario, dopo l'entrata in vigore, prevedere che gli uffici possano ovviamente sviluppare, ma su questo noi avevamo già fatto
degli indirizzi in precedenza, e quindi erano già, insomma, in parte tutte queste materie all'interno anche un po' degli obiettivi operativi dei documenti unici di programmazione del passato. Quindi noi oggi andiamo ad attuare concretamente e con equilibrio un istituto, cercando però di fare in modo di poterlo iniziare a, come dire, a sviluppare e gestire. È ovvio che questa è, come dire, la prima modifica, o meglio, la prima modifica del regolamento del 1994 legato alle petizioni elettroniche. Se possa o meno, come dire, completamente funzionare, io credo che questo dipenda anche dalla sperimentazione. Io penso sempre che le leggi non sono fatte per essere soltanto approvate, ma dopo essere approvate deve essere verificata la loro attuazione a distanza di un anno e mezzo, verificare l'efficacia di quella regolamentazione e poi mano a mano ovviamente anche adeguarle per migliorarne l'efficacia, perché magari ovviamente si verificano una serie di ipotesi che ovviamente adesso che stiamo trattando la materia non possiamo immaginare, ma che in un secondo momento magari si possono sviluppare. Quindi sicuramente questo è un primo atto che va ad attuare l'istituto delle petizioni elettroniche all'interno di Roma Capitale. Non era previsto ed è possibile ovviamente grazie a quella riforma statutaria da una parte del 2018 e dall'altra degli interventi anche che si stanno facendo nell'ambito della pubblica amministrazione digitale e quindi nell'ambito insomma di Roma Capitale che attraverso la collaborazione anche con gli altri enti da oramai da tanti anni, quindi insomma a decorrere sia da questa consiliatura, ma insomma non escludo anche da quelle precedenti, sta effettivamente lavorando per cercare di consentire un numero di servizi sempre maggiore. In questo caso non parliamo di un servizio in senso tecnico, ma parliamo di fatto di un diritto, cioè quello di poter presentare effettivamente questo tipo di petizioni. Ora, magari ci potrebbe essere una qualche preoccupazione, no? Che l'amministrazione venga inondata di questi strumenti, però in realtà è uno strumento che è lì già da molto tempo, perché in via sperimentale, già sul portale istituzionale, molte ne sono arrivate. E la risposta, la possibilità di prevedere una risposta, quindi a questo punto viene in un certo senso graduata, no? Se ci saranno un numero importanti di firme, ovviamente c'è un certo tipo di esame di quindi risposta. Qualora questo non dovesse arrivare, però si garantisce comunque che quel tipo di proposte, quel tipo di petizione, scusate, viene comunque messa appunto nella disponibilità dei consiglieri, dei gruppi consigliari per poter poi comunque fare un esame. Quindi un esame viene comunque garantito, come è previsto dal testo unico degli enti locali, anche in assenza, diciamo, di una eventuale risposta, ma viene comunque data la possibilità addirittura di consentire, insomma, al primo presentatore di illustrare se raggiunge 30.000 sottoscrizioni, la petizione all'interno dell'Assemblea Capitolina. Quindi è un modo, ripeto, che non deve creare automatismi, perché l'automatismo o comunque un esame più strutturato è previsto per un altro istituto, cioè le proposte di delibere di iniziativa popolare con firme digitali che abbiamo già approvato qualche settimana fa. Quindi è importante capire che occorre separare gli strumenti, cioè ogni strumento è insomma un po' come fosse una ricetta, scusate il paragone, però è ovvio che ci sono degli ingredienti, ciascuno ha una sua finalità, un suo obiettivo, ecco, una parte di un ecosistema di strumenti che ovviamente si inserisce all'interno quindi dei diritti di partecipazione e quindi ha una sua finalità, un suo obiettivo, una sua efficacia. Sicuramente è un passo che consentirà quindi alla cittadinanza di poter diciamo far sentire con più rilevanza la propria voce, la sua voce. Va detto che ovviamente questi istituti costituiscono un elemento guida, come è previsto dallo statuto anche di Roma Capitale, un elemento guida per poi le regolamentazioni municipali. Quindi il passaggio successivo, dopo l'approvazione di questa delibera, in questa o nelle prossime consiliature, sarà quello ovviamente di estendere lo strumento anche alle petizioni digitali dei municipi. E a quel punto consentire che i municipi, ovviamente poi in quel caso sarà in autonomia, il municipio
potrà prevedere ovviamente un numero di firme o anche una fattispecie di esame completamente diversa, perché hanno una loro autonomia regolamentare legata agli organi, e quindi anche corretto e giusto in ottica della tutela del decentramento che questo esame possa avvenire, come dire, per ciascun municipio in modo, virgolette, differenziato, ma ovviamente con una tutela del principio e del diritto che invece deve essere omogeneo, e quindi sull'omogeneità di questo diritto, in un certo senso, questa delibera pone questo tipo di quesiti e di esame, ma anche una serie di risposte. Questa è un po', come dire, sommariamente l'illustrazione della proposta, un po' dei punti principali. Dopodiché, ovviamente c'è massima disponibilità anche nella discussione generale, era stata anche discussa questa proposta, insomma, anche in commissione, nei municipi ci sono state anche varie ragionamenti. Ad esempio, alcuni ragionamenti erano su il fatto che l'applicazione fosse, no, di Roma Capitale, ma si poteva anche immaginare un domani di estendere, no, ad altre piattaforme. Ecco, un passo alla volta. Iniziamo dalla piattaforma di Roma Capitale, la piattaforma pubblica, gestita dalla pubblica amministrazione in-house, e quindi da Roma Capitale anche per rappresentare e rinforzare la tutela del principio della sovranità tecnologica, perché le città devono sicuramente digitalizzarsi, ma questa digitalizzazione anche degli strumenti di democrazia diretta deve essere governata dal pubblico, dalla regolamentazione ovviamente degli enti, e deve essere disciplinata in modo puntuale. Quindi, da questo punto di vista, quella è la prima possibilità. Non si cancella, e concludo, Presidente, quindi, il diritto alla partecipazione, diciamo, di presentare una petizione cartacea. Non viene cancellato, è previsto lo stesso anche lì, fattispecie d'esame in tutti e due i casi, quindi non c'è alcuna limitazione da questo punto di vista del diritto, perché è ovvio che questo diritto di partecipazione digitale non può in questo momento storico ancora sostituire completamente quello delle petizioni cartacee, perché altrimenti ci saremmo ritrovati con delle forme comunque di disuguaglianza, magari anche di carattere economico, per cui delle persone potevano non avere, vediamo insomma quello che sta succedendo in questo ultimo anno, no? Legato alla pandemia, e quindi l'accesso alla rete, magari spesso in determinate zone, o magari anche per ragioni di carattere economico, familiari, sociali, disabilità, insomma, potrebbe non essere alquanto, diciamo, tutelato. Quindi sicuramente, con questo meccanismo, noi andiamo a bilanciare sia un diritto, no, digitale, di cittadinanza digitale, ma anche un diritto di fatto di petizione anche con modalità cartacee. Grazie.